Facciamo la prima presentazione. Facciamo accomodare subito per il nostro primo ospite. Il nostro primo ospite è la stupenda, bellissima Martina, che si era accesa una sigaretta e adesso sta dando fuoco al caffè 24. Allora, perché mettetevi, ha tentato di spegnere la sedia. Ok, girati a favore di telecamera. A favore, un po' più a favore. No, va bene così. Bene, il profilo la prendiamo. È stupendo. Ma com'è il tuo profilo sinistro, Martina? Com'è il tuo profilo sinistro, giusto? Meglio il destro? Non lo sa, non risponde. Indifferente. Non lo sa, non risponde. Andiamo avanti. Allora, facciamo una presentazione di Martina. Beh, direi, mettiamola subito a suo disagio. Agio. Per favore, a concentrazione. È un ospite, quindi va trattato come tale. Quello sguardo fantastico, quel sorriso bellissimo, quell'intelligenza acuta, quel viso irresistibile e quegli occhi penetranti. Ora però basta parlare di me. Vado Bravo. A presentare la bellissima Martina! Martina si stava proprio cullando sulle note delle tue parole, che erano musica grazie per le sue orecchie, l'hai tradita così sul traguardo. Grazie a te, Mamma mia. Allora, iniziamo subito l'intervista con le domande molto semplici. Il tuo nome completo, Martina? Martina Olori. Oh, benissimo. La tua età? 20. 20 anni. Segno zodiacale? Capricorno. Quindi tra un po' fai 20 anni o tra un po' ne fai 21? 20. No. Tra un po' ne fai 21. Da dove vieni, Martina? Force. Da Force. Ora che Force, che siete Force? No. Bravissimo. Etero, lesbica o indecisa? Decisamente etero. Decisamente. Avevo capito indecisa. Infatti pure io, un attimo l'ho vista un po' indecisa. Sei single, accoppiata o indecisa? Single. Bene. Allora, che cosa fai nella vita, Martina? Lavoro come una da commessa. Puoi anche fare pubblicità. Puoi fare pubblicità al tuo negozio, benissimo. Dove? Alla quando? Primici, al battente, a fianco a. Al battente di Ascoli, al negozio. Qual è il nome? Primigi. Perfetto. E che cosa? Primigi? Sì. Ah, di qua di Montefiore. Primigi, ok. La Madonna, fra. Ho capito. Allora, cara Martina, amore giovane o maturo? L'amore, non stiamo parlando di amore. Maturo. Un amore maturo, quindi tu vuoi un uomo. Sì. Perché preferisci un uomo magari ad un ragazzo più giovane? Perché comunque ti può capire meglio e non farebbe determinate cazzate che fai. Determinate cazzate, quindi un uomo può darti più sicurezza. Benissimo. Ok? Riesci a passare sotto gli archi delle porte, insomma, se ti metti con uomo. Cioè tu, per esempio, giudicheresti Marinelli come un uomo? Sì, dai. Stai embriaca? No, così è. Embriaca. Ciao, sono Daniele, ho 35 anni. Sono qui per sono Martina. Il tuo uomo. Allora, Martina, sesso, teen o papi? Il sesso, ti piace un ragazzo più giovane oppure un ragazzo più maturo? Più maturo. Quanto per più quale... maturo? 5 anni, 7 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni. Scusami, quanto più maturo? 5 centimetri, 7 centimetri. Aspetta, di la verità, non fa ragionare così. Vabbè, quindi mi stai dicendo che le dimensioni contano. Per piacere. Chiediamolo a lei, chiediamolo a lei. Allora, direi 5. 5 anni. 3. 5 non è più grande. Ecco, più grande. Ma per quale motivo, insomma, ti piacerebbe sessualmente un ragazzo più grande? Pensi che sia più esperto in determinate cose? Sì. Ah, viziosa. Va bene. Andiamo avanti. Allora, le domande di rito sono entriamo nel vivo dell'intervista. Ora ci sono per te alcune domande di amore e alcune domande di sesso, va bene? Sei libera di rispondere oppure di non rispondere. Se tu non risponderai, risponderò io per te. Benissimo. Va bene. Credi nell'amore eterno, Martina? Sì. Credi nell'amore eterno, quindi credi che esista l'amore eterno? Sì. Come purtroppo? Per fortuna. Se ci credi. Anche io credo nell'amore eterno. Lo cerco da 37 anni. E quello è il problema, trovarlo. Allora, come fai a capire, a far capire ad una persona che ti piace? Come fai? In discoteca vedi un ragazzo, ti garba, ti piace. Ma come dici, fai proprio la tua tecnica? A fargli capire che ti piace. Ristorante, discoteca, ovunque. Giochi di sguardi e poi se vedi che ricambiato ci riesci. Vai con la pubblicata, vai. Vabbè, pubblicata certo, vabbè, però solo con gli occhi, quindi gioco di sguardo, non fai cose tipo cosine tipo no. Non proprio. Okay. Allora, cosine come, Emiliano? Io non ho capito le cosine. Che guarda il profilo tuo, non lo so. Sto guardando. Allora, Martina, terza domanda. L'amore si dà o si conquista? Si conquista. L'amore si conquista.
per direi pensaci perché equo. Equo. Un po' una cosa equilibrata, un po' sì. Si dà, un po' si conquista, sì. Molto bene. Andare a prendere. Tu lei sei stata innamorata prima, cioè prima di oggi? Certo. E quando sei stata innamorata, sei stata anche fidanzata? Sì. Con lui? Ok. È arrivato dal cielo oppure l'hai conquistato oppure lui ha conquistato te col tempo? Lui ha conquistato me col tempo. Col tempo, bene, anche coi centimetri? Emiliano, ma stavo dicendo una cosa così romantica. Stavo dicendo sì, però. Sì. No, aspetta. Si stava così, parlando Martino. Di amore, però, eh. Si parlava d'amore, sì. Amore per il pisello, quindi. Diceva. Poeta! Già uno lo devo parare. Poi devo parare con te. Poeta per me deve essere sciolto, deve essere libero. Sì. Ok. Allora, cara Martina, nel sesso preferisci baciami tutta o spaccami tutta? Eccolo qua, a posto, dai, avanti. Baciami tutta. Cioè, sei per il sesso. Nostra sexy commessa Anna Laura, nel sesso preferisci baciami tutta o spaccami tutta? Eccola qua. Se inizi a baciarmi tutta e poi mi spacchi tutta, va benissimo. Sarebbe anche meglio. Diciamo che cominciamo col bacio e poi spacchi. Sì. Va benissimo. Tu vuoi, la moglie ubriaca, la bottiglia. Anna Mogano. Posso avere tutto. Baciami tutto, spaccami tutta. Decisamente tutte e due. Decisamente tutte e due. Va bene, ma se tu c'hai una possibilità, una. Una. Allora. Ma dipende dal periodo della vita. Dipende dal periodo della vita. No, dipende dal periodo della figlia. Emiliano! Allora, Emiliano, basta, periodo, non si dice, te l'ho detto. Scusa. Periodo non si dice, scusa. Adesso spaccami tutta. Allora, spaccami tutta, ok. Allora Martina, scusaci, abbiamo un attimo, abbiamo divagato. Quando lui raggiunge l'orgasmo, dove vuoi che finisca, Martina? Dove pare quello che gli pare, cioè nel senso maschera facciale, se dici che stai dicendo Emiliano corpo Emiliano. Oppure sul fazzolettino pulito. Guarda, possibilmente fuori dove non ci sto io, fuori dove non ci sei tu, in che senso? Cioè non guarda, non ti difendo più da Emiliano, non addosso a me. Come non addosso a me? Martina, fermi tutti. Sapete perché Guerriero si è incazzato tanto? Perché sta domanda ha fatto il puritano, l'ha scritta lui! Oh, non è vero! O poi, cioè, non lo so. Era in trance. In realtà Emiliano scrive quelle d'amore, io quelle. Ma che significa no fuori da me, possibilmente lontano da me? Beh, cioè, Che modo è? Infatti no. Scusami tesoro, ci ma vuole quando tu squirti, cosa? Che lui sta lì in mezzo con la faccia, che fai? Gli diciamo spostate? No. Gli fai no. Allora, innanzitutto era partita l'intervista, Martina non verrà tanto brutalizzata. Vabbè, ho detto che può anche non rispondere. Però, sì, effettivamente... È simpaticissima, Martina sta al gioco. Quindi che fai? Cioè lui sta parlando, cioè, quando squirti che fai? Andiamo avanti. Lascia stare. Allora, ultima domanda per Martina. Domanda semplice. Questa puoi, anzi, vorrei che ci pensassi bene e magari la puoi anche descrivere come potresti descrivere un sogno, va bene? Il tuo sogno erotico ricorrente, preferito. Ne hai uno e se ce l'hai, descrivimelo. Una cosa siamo che tutti in attesa del tuo sogno erotico. Può essere un lui, un luogo, un momento, un modo di fare sesso. Anche un'altra epoca, la volendo. La spettina lì dietro con Graziano, non lo so. È una domanda interessante, sì. Ti do qualche secondo per pensarci, finiti i secondi, vai. Intanto noi leggiamo 48 WhatsApp e poi... Andiamo avanti? Sono particolarmente scemo. Una cosa molto romantica, con le candele... Oh, con le candele, cucciola, dai. Con le candele. L'hai portata tu. Una camera d'albergo, una suite, in mezzo alla spiaggia, non lo so. Vabbè, con le candele in una camera. Camera. Lenzuola bianche. Bianche, la purezza. Così, una domanda. Scusami. Quanto tempo è che conosci Anna Laura, la commessa? Da poco. Immagino da poco. Dimmi la verità, vai. Da un anno e mezzo. Allora, a fine anno rivieni qua e vediamo se la pensi uguale. E frequentala un po'
di più, tesoro. Frequentala un po' di più. Che le lenzuola da bianche diventano nere come lei. Ma no, lei vuole le lenzuola bianche perché l'eiaculazione di lui nate. Emiliano! È lontana da me, lontana Emiliano, da me. Ho capito, ho capito. Allora. Fate parlare lei, però. Candele e lenzuola bianche. Poi fiori. Poi fiori. 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 I petali, sì. Petali. Vedi, petali. Petali di margherita. Rossi. Tipo, rossi. Me lo danno, no, oppure rossi. American Beauty. Abbiamo mai tolto le parole. School American Beauty. Sudate perché è un po' la sculacciata. Nel frattempo è arrivato il rubacuori adesso. Martelli. Adesso lo presentiamo. La sculacciata fa parte del sogno oppure sculacciata? No, aspetta, sculacciata. No, non si è detto. Oddio, quella no. Mai. No, quello, mai. Quello romantico. Quello romantico. Non sono contemplate. Non sono contemplate. Ha detto romantico. Poi vedi altro nel tuo sogno? Vedi qualcos'altro? Vedi. Cosa vedi? Specchi? No. Specchi? Baldacchino, letto, oh, quello. Specchi, specchi. Specchi, sì. Specchi, specchi, sì. Specchi, sì. Ma voi andate alla riunione alcolista anonimi insieme? Secondo me. Ma no, no, la sto guardando, la sto squadrando, gli sto prendendo le misure, come il boa quando il abbiamo boa, fatto quello. Gli sto prendendo le misure. Piano piano la sta scoprendo, quell'era. La sta scoprendo. Gli specchi, no, però, cioè, le, faccio, molto... le faccio venire fuori quello fai, che fai non... Fai fare un cocktail Jennifer, per favore, da... Andiamo avanti. Dettila, Emiliano. Nel frattempo salutiamo il capo, c'è Sandro. Un ciao applauso, Sandro, Sandro, buonasera. Buonasera, buonasera, benvenuto, Sandro. Quindi specchi e poi vedi altro, vedi altro. Lui lo vedi in questo sogno oppure... Oppure sta da sola perché... Cioè nel senso, se sogni di fare l'arredatrice è un discorso. Se invece stai facendo un sogno erotico, qualcosa di erotico, cazzarola. No, perché mi sembra molto, questa mi ridà molto di una canzone, no? Sai, Vasco Rossi, respiri piano per non far rumore. Lui comunque c'è. Oh, lui c'è. Grazie a Dio, c'è. Grazie a Dio. E com'è lui? Com'è lui? La descrizione di lui, dai, una descrizione più alto, pari. Occhi verdi. Alto. Alto. Moro. 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 L'occhietto chiaro. Chiaro. Per caso c'ha l'occhiale e la barba? No. Ciao, piacere Daniele. Ha detto coi capelli, ciao, ha detto coi capelli. Ha specificato capelli, sei fuori, sei fuori. Quindi dicevamo occhiale e no, barba? No, parla di me, non parla la di me. Barba sì. La barba sì, la barba sì. L'occhiale si può togliere, volendo. Si può togliere. Naso? Ok, naso importante. Stavo descrivendo, ma cioè, invece di descrivermi voi, possiamo lasciare che mi certo, descriva? Certo. Nel senso che descriva sto ragazzo lei? Beh. Prego, poi come lo vedi? Le spalle larghe. Mani grandi, mani. Le mani grandi, mani grandi, sì, assolutamente. Beh, in giacca lo vedi, in giacca? Ben vestito. Ben vestito. Possiamo fare l'ultima domanda? Prego, è la tua ospite e allora, puoi fare di lei mia ospite quello che vuoi. Allora, Martina, secondo te, in una coppia, è più valido, cioè è meglio il detto chi si somiglia si piglia o gli opposti si attraggono? Gli opposti si attraggono. Risponde tu. Ah, guarda, veramente, secondo me parla da uomo ferito. Parla da uomo ferito. Parla da uomo ferito. Sei stata mollata, vedo, eh? Sei stata mollata? No, però. No, però. Però questo stronzo la pagherà, ma certo. Bastardo. Te la faccio vedere io. Sono venuta qui so apposta. Dove abiti, brutto stronzo. Mi vendicherò, maledetto. Allora, io volevo ringraziarla. Beh, va bene? Possiamo, assolutamente, Martina. Possiamo congedare la nostra amica, bellissima amica Martina. Beh, no, magari Massimo, un'opinione di Massimo su Martina. A Massimo che un'opinione fargli... di Massimo su Martina. Marina li sveglia ogni tanto. No, Marina gli guardava le patatine. E no, ragazzi, la grande verità di stanotte è che Marinelli ha fame. Quindi, ha fame, se possiamo portare delle patatine, delle noccioline, lo sfamiamo, almeno non dà fastidio. Insomma, sta lì, buono. A parte l'opinione di Martina, che penso sia chiara, una ragazza romantica. Romantica. Visto gran bel sorriso. La sua giovane età. Solare. Non so quanto questa coincidenza sia strana, ma Martina è la protagonista dei miei libri. Da vent'anni. E da vent'anni. Preciso. Ci ho visto una certa sonata. Però io devo essere sincero, Martina è proprio, a parte che è una bellissima ragazza, come si direbbe a Samento, una gran bella mozza. Io ce la vedo dentro al tuo libro. Guarda, ma io ce la vedo bene. Ci stavo dando un occhio proprio per questo. Molto bene, anche sì. Perché i libri di Massimo
sono stati, cioè stanno, sì, si stanno tramutando in film, quindi i casting sono ancora aperti. Se i casting sono aperti, cara Martina, io mi proporrei. Che ne dici? Va bene? Ti piacerebbe? Proveremo. Prego, guarda, di vai tranquilla, non ti devi preoccupare del dressing perché tutto il film sei nuda. Quindi vai tranquilla. Non preoccupazioni in meno. Dai, tranquilla. No. Allora, a parte gli scherzi, io vorrei ringraziare e salutare Martina, che è stata simpaticissima con noi, è stata al gioco con noi, sei veramente una ragazza simpatica, tanti in bocca al lupo, tanta fortuna. Non la rivedremo più! Martina Olori!